All'antistadio Valle Anzucca di Francavilla, i padroni di casa del Villa 2015 ospitano il Penne di mister Iodice. Entrambe le squadre sono partite con un pari alla prima giornata e hanno tanta voglia di trovare il primo successo stagionale. 4-2-3-1 con Fulvi assistito da Cacciatore, Cutiglie e Guerra per il Penne. A specchio i biancorossi casalinghi con D'Incecco, Liguori e Rossi dietro Paravati. Match a ritmi subito altissimi al sesto. Tiro cross di Cutiglie, che spavento. Al 13esimo ci prova Paravati in girata, nulla di fatto. Al 14esimo episodio chiave, Guerra, man of the match, si incunia in area e viene steso da un intervento di Natale e penalty dal dischetto il solito Cacciatore. Palla a destra, portiere a sinistra ed è 1-0. Il Villa reagisce con due conclusioni da fuori, prima di Natale, poi di Liguori, che dopo una percussione centrale non riesce però a trovare la porta. Probabilmente nel momento migliore casalingo, Cacciatore inventa, Guerra ringrazia e da due passi Fredda falso, 0-2 al 27esimo. Villa che subisce il colpo e per circa 10 minuti non riesce ad essere offensivo. A suonare la carica è però Giuseppe Paravati, pallone dalla sinistra, incornata in anticipo sul primo palo, palla in buca d'angolo ed è 1-2. Svantaggio dimezzato e titoli di coda che prima di scivolare sulla frazione vengono anticipati da due respinte di D'Amico su ottime conclusioni in ordine di D'Incecco e lo stesso Paravati. Nella ripresa Villa subito alla ricerca del pari, di pentima testa ai riflessi di D'Amico che risponde con i pugni, ma al sesto è ancora Guerra, Cacciatore, Show. Il primo se ne va sul fondo, cross al bacio per il numero 7 che da centro area non sbaglia e fa 3-1, doppio vantaggio che potrebbe spezzare le gambe ai padroni di casa, ma non è così. Gli uomini di Vitale creano ancora di pentima, out di un soffio. Negli ultimi 20 minuti proteste francavigliesi in due occasioni, la prima per un atterramento in aria ai danni di Paravati, tutto regolare per il direttore di gara di Florio, mentre al 90esimo ancora proteste con D'Incecco che fa tutto bene, serve al centro Tacchi che insacca per il 2-3, ma il secondo assistente Dada segna un offside e si resta dunque sul 3-1. Termina dunque così, primi tre punti in cassaforte per il Penne a mani vuote, ma con tanti bei segnali invece per il Villa. Mister Vitale, allora mister, una partita comunque ha degli aspetti molto positivi perché la squadra ha dimostrato di essere viva, avete creato molto anche nel primo tempo, poi il gol di Guerra forse vi ha tagliato un po' le gambe, siete rientrati in partita con Paravati, il 3-1 a freddo nel secondo tempo, ma poi avete comunque dimostrato di poter dominare tutta la seconda frazione. No, ci sta, hai detto bene, la squadra giovane, abbiamo fatto due piccoli errori. Però questo l'abbiamo messo già in conto dall'inizio, c'è da lavorare, lo sappiamo, però la cosa che ci dà fiducia è tutte le azioni e le palle gol che abbiamo creato. Mi si è detto poco fa, una squadra giovane, volete sicuramente togliervi tante soddisfazioni, con un gruppo giovane ancora più bello fare imprese. Noi, il nostro obiettivo è salvarci e soprattutto salvarci divertendoci, quindi l'obiettivo è questo, la strada è giusta perché si è visto anche oggi che nonostante tutto fino all'ultimo secondo ci è stato tolto un gol in fuorigioco, ma noi non abbiamo mollato un centimetro, abbiamo creato tanto, costruito tanto, però giustamente il Penne è una squadra esperta. Dobbiamo metterci anche in conto questo, siamo solo alla seconda giornata e quindi c'è tanto da lavorare. Sì, abbiamo sofferto il giusto, anche se pure noi abbiamo finito la partita con 7 fuori quota, quindi la squadra pure noi è giovane. Ci sta, questo è un campo difficile, quindi ci sta, lo sapevamo che si poteva soffrire, però la squadra diciamo che ha fatto quello che dovevamo fare, anche se è mancato un po' di palleggio che sicuramente ci permetteva di soffrire di meno. Però questo siamo all'inizio, lo sappiamo, quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Sia in Coppa che in questo inizio di campionato, Cacciatore Guerra, una coppia davvero devastante d'eccellenza, ve lo potete coccolare davvero? Eh sì, al momento stanno bene, stanno facendo bene, fanno gol, quindi quando gli attaccanti fanno gol è sempre buono, quindi, però a parte loro due c'è un lavoro di squadra attorno, quindi credo che il merito sia di tutta la squadra.